Vabbè, io iniziamo. Possiamo iniziare. Io ringrazio tutti ovviamente per la vostra presenza, per essere venuti, per aver accettato questo invito che abbiamo rivolto, diciamo, a partecipare alla presentazione di questa nuova iniziativa. Iniziativa nuova nel senso che il calendario che abbiamo predisposto ha un argomento nuovo, quello delle fontane di Alatri, ma in realtà io ho, almeno per quanto mi riguarda personalmente, c'è un nesso di continuità con iniziative precedenti come il calendario delle vaschette di 2 anni fa e il calendario di Alatri in miniatura di quest'anno 2014. Quindi, forti dell'esperienza di questi due calendari precedenti, ho avuto l'idea e alcuni amici mi hanno immediatamente spalleggiato. Io li ringrazio, anzi, li cito: siedono qui al mio fianco Marisa Galliani, Marilena Repoli, c'è anche l'amico Tiziano Latini che è un ritardatario, però verrà anche. E ecco, insieme a loro ci siamo attivati, abbiamo coinvolto anche altri amici e diciamo abbiamo realizzato questo calendario. Questo calendario è stato stampato in 2000 copie. L'iniziativa, diciamo, è anche quest'anno, come già anche per il 2015, come è già accaduto per il 2014, diciamo, dedicato alla raccolta di fondi per i banchi alimentari. Ci tengo a precisare che sono iniziative simili ma non identiche, nel senso che l'iniziativa del calendario della miniatura voleva in qualche modo, diciamo, far conoscere, portare all'attenzione di quanta più gente possibile anche questa mostra permanente, lo era permanente purtroppo fino a qualche mese fa, perché l'autore della mostra, Maurizio Ciantocca, per motivi suoi personali, perché chiaramente ha dovuto restituire il locale nel quale era ospitata, e quindi praticamente adesso purtroppo, io dico, si possono vedere questi meravigliosi plastici realizzati da Maurizio Ciantocca soltanto sul calendario. Si potrà fare ancora fino al mese di gennaio 2015, perché questo calendario era stato concepito in questa maniera, non era di 12 mesi ma di 14, una particolarità. E c'era stato il coinvolgimento di associazioni che noi abbiamo ricontattato quest'anno per coinvolgere ugualmente in questo tipo di discorso. Ecco, ci sarà, però non ci sarà questa serie di eventi, ma non per l'indisponibilità delle associazioni che hanno aderito, ma per il fatto che in ogni caso abbiamo voluto ricondurre anche le iniziative che diciamo, ogni associazione prenderà, magari lo farà apposta per promuovere questo, diciamo, si inventerà qualche evento per promuovere questo calendario, però rientrerà nel calendario delle manifestazioni, diciamo, del comune di Alatri, perché quest'anno abbiamo chiesto e ottenuto il patrocinio di, oltre che del comune di Alatri, anche della Proloco. Anzi, io ho visto il presidente, adesso mi sfugge in mezzo a voi, però è presente anche Stefano Parico, lo ringrazio per averci dato il patrocinio gratuito, e insieme a questo anche l'amministrazione provinciale di Frosinone e la Regione Lazio. Devo dire, sulla Regione Lazio c'è stato qualche piccolo inconveniente, ma per colpa nostra non siamo abituati, diciamo, anche a fare questo tipo di richieste, però la stiamo perfezionando, cioè da alcuni adempimenti che noi avevamo le richieste stampate nel calendario, non potevamo correre dietro alla burocrazia, che però, essendo Regione Lazio un ente a livello, cioè a grosso livello, è importante che non conceda patrocinio gratuito. Ci fa onore il fatto che ce l'abbiamo concesso, anche se con qualche formalità da rispettare. Ebbene, ecco perché la diversità dell'iniziativa dove sta? Non è nel fatto degli eventi, ma nel fatto che abbiamo voluto celebrare questa moda. Non è un termine inadatto, non è una moda, è un risveglio. Io ho chiamato, mi sembra, se non sbaglio, il risveglio di interesse per le fontane. Voi sapete, ecco, i più anziani sanno, i giovani, io stesso non ho questa cultura dell'acqua, diciamo, in che senso? Parlavo proprio ieri con un amico, più anziano di me, e gli dicevo, stavamo davanti alla Chiesa San Francesco, e gli chiedevo se lui ricordasse, a 76 anni, se lui ricordava questa fontanella che stava a fianco a quella che era la cantina di Gisto Riccardo. E lui la ricordava, io assolutamente, assolutamente no, diciamo, ricordo altre fontane, anche magari scomparse, ma come quella per esempio del Prato delle Monache, che oggi si chiamano, se non sbaglio, il Parco della Linea Brazza. Lì c'era una bella fontana, ho bevuto anch'io quell'acqua, e poi chiaramente oggi non c'è più, come tante altre fontane, chiaramente. Perché? Cosa significava la cultura dell'acqua di tempo?
e non c'era l'acqua in casa e bisogna andare a prendere l'acqua con questa conca, con questi, perché magari con il tempo poi magari si sono anche aggiornati, magari hanno dismesso la conca, hanno utilizzato magari prima i primi fiaschi, diciamo, di vetro, e però c'era questa usanza di andare a prendere l'acqua, diciamo, nelle fontane pubbliche, perché all'interno delle abitazioni non c'era. Ma questo risveglio degli interessi che cosa portare? Per esempio è un qualcosa di qualche anno fa, perché ho citato, io non conosco queste famiglie, le famiglie dell'uomo, di Bono e Pitocco, sinceramente probabilmente le conosco di vista, diciamo, sono con nostri concittadini, però non c'è questa magari confidenza, diciamo, amichevole, perché magari non ci siamo frequentati. Ebbene, queste tre famiglie iniziarono nel 2010, se non sbaglio, con, diciamo, la fontana di Ciecaviglia. Quanti di voi conoscono la fontana di Ciecaviglia? Diciamo sempre, il discorso è sempre delle persone più anziane, magari più giovani, bambini sicuramente no. Però se oggi questa fontana di Ciecaviglia si può vedere, si può vedere l'acqua della fontana di Ciecaviglia, è merito di queste tre famiglie che l'hanno restaurata. E dopo di quelli ci sono state anche altre iniziative, c'è stato l'iniziativa alle Fraschette, dove un fontanile che era lungo la strada, che tra l'altro conduceva al campo, c'è stato questo restauro, diciamo, ecco, questo con la patrocina, non so se si è svolto i fatti, perdiamo la giocata che proprio si è sporcato le mani di calcio per sistemarla. E insieme ad altri amici lo ha fatto. E noi con questo calendario vogliamo anche ringraziare Eutre Ezio, anche gli amici che hanno collaborato a questo restauro. E poi a seguire ci sono state anche la Fontana Santa, c'è stata un'iniziativa lì, è un discorso veramente importante, un discorso veramente difficile però da portare a termine, ma una cosa, la Fontana Santa di là, insieme alla Fontana Maggiore o Venta, in dialetto i persiani la conoscono Fontana Pallo, era risale al 1600, quindi risalgono queste fontane al 1600, quindi sono fontane veramente importanti, io stesso ne ignoravo l'esistenza fino a pochi anni fa. Ma sto facendo però un percorso storico che non voglio, invece lo farà molto meglio di me Mario Rita Rossi, che ecco, però devo citare ancora una Fontana Santa, questa inserita Fontana Santa del Comitato Valle del Cosa, la Fontana della Crocetta e la Fontana di San Pietro, che si trova in località Enrico Tecchina, però probabilmente la contrada anche si chiama anche in altra maniera, scusate l'imprecisione. Queste sono più recenti, la Crocetta e Fontana San Pietro. Trovate la maggior parte di queste fontane, le troverete sul calendario che abbiamo riprodotto, ecco, qualche foto è storica, altre foto invece magari sono meno. E questo mi introduce il discorso dei due fotografi, Roberto Massimi e Giovanni Rossi Retrosi, che hanno fornito proprio specificamente delle foto per il nostro calendario. Qualche altro fotografo ci è sfuggito, perché magari abbiamo avuto la fotografia tramite un amico e magari abbiamo dimenticato di citare magari chi era l'autore, probabilmente perché nemmeno l'amico che ci ha fornito la fotografia ricordava chi fosse l'autore, specialmente con l'infusione oggi dei social network e Facebook. E ringraziamo Remo Costantini, Valentino Capitanelli, Antonello Minnucci che siamo messi a disposizione per procurarci delle foto storiche, sono dei collezionisti. Quindi oltre alle famiglie che ho nominato, gli amici che hanno collaborato con me, la tipografia Agropoli di Davide Stampi, che per la terza volta realizza questo calendario. E passo la parola, e forse mi scuso se mi sono dilungato, a Mario Rita Rossi, che è l'autore della, scusami Mario, tu sei più abituato a questa cosa, della presentazione, come si chiama? Sì, possiamo chiamarla una presentazione. Piccola introduzione al calendario. Io lo cedo proprio a lui perché ha fatto veramente un bel lavoro con delle fonti anche storiche. Prego. Buonasera a tutti, anch'io approfitto di questa bella serata per intercambiare ringraziamenti in particolare per avermi invitato a fare questa piccola introduzione a un calendario che poteva esistere di per sé senza nessuna chiosa o nota introduttiva. È un calendario che presenta delle bellissime foto d'epoca, delle maggiori fontane del centro storico di Alatri, insieme anche a delle foto più recenti che comunque testimoniano l'evoluzione di questi
piccoli gioielli che si trovano all'interno della nostra città. Sono gioielli relativamente recenti, sono ovviamente paragonabili alle grandi architetture che siamo abituati a guardare e ad avere sotto gli occhi tutti i giorni, ma sono degli splendidi elementi di arredo urbano che dovrebbero, dico dovrebbero perché a volte li guardiamo con uno sguardo un po' distratto e a volte non li valorizziamo come dovremmo, ma questo lo possiamo dire dopo, che ho tracciato una brevissima, se mi consentite, evoluzione storica di queste presenze silenziose all'interno del centro storico. Dicevo, ringrazio gli ideatori di questo calendario perché in pochi giorni, un paio di settimane, mi hanno dato l'opportunità di scavare con interesse e con quella pazienza che mi riconosco negli archivi e nelle fonti storiche che abbiamo oggi a disposizione. Ho cercato di tracciare brevemente una storia particolare, che è la storia dell'acqua ad Alatri. È una storia stravagante, è una storia minore, ma mi sono accorto che proprio la storia dell'acqua ad Alatri è una storia sommersa ma parallela alla grande storia che noi tutti conosciamo. La storia dell'acqua coincide con la grande storia, la storia ufficiale che leggiamo nei libri dei grandi storici, Sacchetti Sassetti, Don Capone, il grande De Persis. Ecco, questa storia, che non è affatto minore, ha condizionato in maniera molto forte l'altra storia, la storia parallela. Potremmo dire che tutto comincia proprio nel periodo neolitico, quando i primi abitatori di queste zone scelgono un piccolo territorio alle porte della città, canale e piedimonte, la zona della Maddalena attuale, e non a caso. Sono lì che sono stati ritrovati i reperti archeologici più importanti proprio del periodo neolitico. E perché scelgono questa zona? Perché è una zona ricca di acqua, è una zona poco distante dall'alveo del Cosa, ma soprattutto presenta molte sorgenti che consentiva evidentemente la sopravvivenza e la possibilità di attingere acqua quotidianamente. Poi c'è il periodo della romanizzazione ed è un periodo assolutamente importante per la storia di Alatri. Stiamo alla fine del secondo secolo avanti Cristo. C'è una figura importantissima che tutti noi conosciamo, grande censore Lucio Bedivieno Varo, che nella ricostruzione urbanistica della città porta a termine delle costruzioni fondamentali per la vita civile della nostra antica Alatrium. Costruisce il macello, che era il mercato, l'orologio, ristruttura la basilica, costruisce un bellissimo portico per accedere, soprattutto nei mesi invernali, su all'Acropoli, un portico coperto che consentiva di arrivare in sopracivita in maniera che in realtà tale da essere protetti dai venti e dai rigori della stagione invernale. Ma tra le tante cose fornisce la città di una costruzione assolutamente unica, che è l'acquedotto, il famoso acquedotto di Bedivieno Varo, che è un'opera assolutamente straordinaria, non lo dico io che non sono un addetto ai lavori, hanno sottolineato questo aspetto fior di studiosi e non solo italiani. Un acquedotto che dalle sorgenti
sopra Guarcino, portava l'acqua fino alle porte della città. Un percorso molto accidentato, lungo oltre 12 chilometri, che presentava dei problemi tecnici che gli stessi abitanti di Roma non erano abituati a risolvere perché non ne avevano bisogno. Gli acquedotti che portano l'acqua a Roma sono acquedotti, possiamo definirli, abbastanza semplici da un punto di vista tecnico. Bettiliano Varo si trova di fronte ad una difficoltà enorme, quella di dover prelevare l'acqua dalle vicine montagne, portarla in una quota abbastanza bassa, che è quella della zona che oggi conosciamo sotto il nome del Borpulo, dove tra l'altro ancora oggi esistono dei ruderi importanti di questo acquedotto. Voi immaginate l'acquedotto che ancora oggi vediamo nelle campagne romane, aveva una struttura simile con ampi fornici, di cui alcuni sono ancora presenti lungo la strada che va a Collevardo. Ma la difficoltà di far risalire l'acqua di oltre 340 piedi romani, 140 metri, proprio per far risalire quest'acqua fino alle porte della città. Il problema maggiore era la pressione dell'acqua, che arrivata a quel punto aveva una pressione stimata, proprio il nostro Parve Secchi, attraverso degli studi, riesce a stimare una pressione di oltre 10 atmosfere. Una pressione impensabile per l'epoca. Ecco perché Bettiliano dovette adottare delle soluzioni tecniche all'avanguardia. La lapide che si conserva al Museo Civico ci parla chiaramente. Ci parla di condotte, tubature rinforzate. Le tubature che scendevano da Guarcino erano tubature normalissime in terracotta, ma in corrispondenza proprio del punto critico di questo acquedotto dovettero adottare delle tubature in piombo, in metallo, addirittura con delle camicie in calcestruzzo, proprio per vincere questa forte pressione dell'acqua che appunto l'acqua portava con sé nella grande discesa da Guarcino verso la valle del Borpulo. E poi risaliva fino al luogo che oggi noi conosciamo, in Porta San Pietro. Lì c'era il Lacus ad Portam. Che cos'era questo Lacus ad Portam? Era un serbatoio gigantesco e Padre Secchi, ma anche molti studiosi, evidenziato nella sua complessità e grandiosità. Misurava oltre 42 metri per 15, era una chiesa vera e propria, una sala da concerto, e precedentemente scoperta, ma poi col tempo questa grande vasca fu scompartita in tre navate attraverso la costruzione di pilastri e coperta con delle volte, questo ovviamente per salvaguardare l'igiene dell'acqua e soprattutto per non farla riscaldare sotto i raggi. Questo acquedotto è una costruzione importantissima nella storia della città e nella storia dell'idraulica, perché è uno dei pochissimi acquedotti, ed è il primo in assoluto, a condotta forzata. Questo ci deve rendere orgogliosi, e nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, ha attratto fior di studiosi, anche tedeschi, che hanno studiato e hanno relazionato moltissimo su questa grande opera che Alatri e pochissime altre cittadine hanno, non solo in Italia, ma anche in alcune altre zone dell'impero. Purtroppo noi non abbiamo più questo acquedotto, non l'abbiamo da diversi secoli, perché come questo acquedotto rappresentò forse il momento più grande, più prestigioso della storia dell'antica Etrium,
esistono altri momenti più importanti del periodo del secondo secolo avanti Cristo, viene distrutto proprio nei momenti più drammatici della storia di arte. Ecco, vedete come la storia dell'acqua coincida con la storia parallela della città. Nel 543 d.C. il re ostrogoto Totila, dopo un lungo assedio, distrusse interamente la città, mise a ferro e fuoco. Si parla che gli abitanti scapparono in massa sulle cime montagne proprio per sfuggire all'ira di questo re barbaro, e in quell'occasione l'acquedotto di Betlemme fu interamente distrutto. Questo è importantissimo, perché lì comincia una storia dolorosissima della città. Nel Medioevo la città, che comunque conservava le sue caratteristiche di civitas, con una vita attiva, aveva e ha continuato ad avere per moltissimi secoli il grosso problema dell'acqua. Molte famiglie più agiate si erano costruite delle cisterne all'interno della città per l'approvvigionamento dell'acqua, e ovviamente queste cisterne era bastevole per il sostentamento della famiglia stessa, di pochi conoscenti. Gli ordini religiosi, questo è presente in molti documenti, avevano le loro cisterne. Qualche tempo fa abbiamo presentato il libro sul mantello di San Francesco, ecco, uno dei siti della comunità francescana, dell'antica comunità francescana d'Alatri, era San Francesco di Fuori. I documenti parlano di una sorgente d'acqua buonissima. Ecco, anche i cappuccini stessi avevano il loro sostentamento idrico, ma la gente comune non aveva altro che la fontana maggiore. La fontana maggiore da sempre è stata la fonte più vicina alla città, quella più frequentata, e tutti quanti noi abbiamo certamente sentito il racconto delle nostre donne che con la conca sulla testa si recavano più volte al giorno a questa fonte proprio per trasportarla. Una storia che ha avuto il suo momento più drammatico proprio negli ultimi secoli della storia moderna. Pensate che nell'Ottocento abbiamo avuto una grossa epidemia di colera e di peste, grazie in virtù del fatto che l'igiene pubblica non era così sviluppata e non era così presente nelle abitudini della nostra gente, ma non ovviamente per cattiva volontà, perché non c'era assolutamente la possibilità che abbiamo oggi noi tutti di poter assolvere alle funzioni più semplici grazie all'acqua. La città non aveva fontane pubbliche, almeno fino alla metà dell'Ottocento. L'unica fontana, ripeto, che serviva un'intera comunità e non una comunità minore era la fontana maggiore o vecchia. Non parlo dei fontanili sparsi nell'intero territorio cittadino, perché sono stati sempre notevoli, ma era impensabile che la gente di Alatri potesse ogni volta andare a fare il rifornimento in luoghi a volte anche lontani. Ecco, la svolta, il momento magico che risolve dopo moltissimi secoli il problema dell'acqua ad Alatri è la seconda visita di Pio IX ad Alatri nel 1863. È una visita storica, non era la prima visita. Pio IX viene ad Alatri nel 1850, una visita importante perché tra l'altro consacra la nostra chiesa cattedrale, basilica minore.
torna dopo 13 anni e vede una società molto cambiata rispetto a 13 anni prima, in affanno. In affanno soprattutto per i grossi problemi che aveva. E qui intervengono due figure importantissime. Il gonfaloniere, il conte Filippo Antonini, e il vescovo diocesano, un'altra gigantesca figura della storia di Arati, Gaetano Lodilossi, che noi conosciamo per la strada che ha intitolata proprio margine orientale della città. Ecco, sono questi due personaggi che, non potendo materialmente risolvere il problema con le proprie forze, pur e nonostante i tanti tentativi portati avanti nel corso degli ultimi anni, chiedono insieme alla popolazione una soluzione a questo annoso problema. Pio IX si commuove, Pio IX, dicono le fonti storiche, ha veramente un sentimento di commozione, di vera commozione nei confronti di questa città così provata, e dona 20.000 scudi per poter parzialmente risolvere questo problema. Li dona il giorno stesso dal suo peculio privato, dice Sacchetti stasera. Chiaramente 20.000 euro non potevano bastare. Lo stesso comune ne metterà altrettanti e forse qualcuno in più. Lo stesso farà il ministro del commercio di allora. Ed ecco che cominciano i lavori di questo grande acquedotto, che per importanza non è minore a quello di Pedriello. Fu chiamato addirittura un grande scienziato per l'epoca, che è l'illustre padre Secchi, che cominciò immediatamente a studiare il problema della costruzione di nuovo acquedotto, e prese ad esempio ovviamente il vecchio acquedotto di Pedile-Novaro, che in parte ricalca lo stesso percorso. Si recò sopra Guarcino, studiò le varie sorgenti e individuò nella sorgente di Monte Trovalle, come dire, il punto di raccolta delle acque, che poi attraverso una conduttura altrettanto importante e altrettanto difficile da realizzare portava le acque appunto ad Arati. Ebbe anche delle onorificenze e dei premi, addirittura in Francia l'illustre padre Secchi, per questa opera, un'opera che fu conclusa in pochissimo tempo. L'acqua sgorgò presso Porta San Pietro il 27 dicembre del 1866, circa 3 anni dopo la venuta di Pio IX ad Arati. Sgorgò una fonte provvisoria, non c'era ovviamente ancora l'attuale fontana di Porta San Pietro, ma fu predisposto un volubro, come dicono gli storici, quindi un piccolo recipiente in pietra, che tra l'altro è ancora presente a fianco della fontana di Porta San Pietro. È una struttura in pietra scavata che ha la forma di un sarcofago. Ecco, lì sgorgò proprio la mattina del 27 dicembre 1866 la prima acqua proveniente appunto da Monte Trovato. L'acqua però poi tardò ancora 2 anni per raggiungere il centro della città, l'Acropoli. Se abbiamo l'acume di osservare a sinistra della facciata della Basilica di San Paolo quella piccola costruzione che si trova proprio a margine del muro del giardino episcopale, ecco, ci accorgiamo che è una costruzione d'epoca, è una costruzione importante che reca sul fronte lo stemma di Pio IX. Quello è il vecchio serbatoio dell'acqua del vecchio acquedotto.
un serbatoio che fu inaugurato 2 anni dopo, quindi nel 68. Ecco, in questo periodo incominciarono anche le diramazioni all'interno della città delle varie tubature, e in questo periodo si cominciarono a costruire le prime fontane monumentali, quelle più importanti, quelle che sono rimaste ancora oggi e che conosciamo, come la Fontana Antonini, che è del 1869, fatta a spese del, ancora con Paloniere, l'ultimo anno della sua funzione da magistrato all'interno della città, fatta a proprie spese, una bellissima fontana che rega i segni e i simboli di questa nobile famiglia latrina, i draghi che gettano acqua nel bacile, le stelle a 8 punte, sono tutti simboli araldici di questa illustre famiglia cittadina. La fontana di Porta San Pietro, costruita a spese del comune, che rega lo stemma cittadino, e ultimo, e in ultimo, la Fontana Pia, l'ultima ad essere costruita. Cito una fontana altrettanto bella, prima di dirvi della Fontana Pia, che versa in condizioni veramente, diciamo, non, per usare un eufemismo, non buone. Una fontana un po' abbandonata, e approfitto proprio per, diciamo, puntare l'attenzione su questo bellissimo gioiello che abbiamo presso il rione Scurano, la Fontana di San Lorenzo. È un gioiello di arredo urbano che, non so se ci sia ancora l'acqua, comunque è molto luminosa. Ecco, questa fontana fu costruita un anno prima della Fontana Pia, che si trova in piazza Santa Maria Maggiore, e ha la caratteristica di essere una fontana gemella ad un'altra fontana che ormai non esiste più, ma i cui, diciamo, pezzi, i cui elementi costitutivi si trovano presso il Museo Civico, e qualche elemento in pietra si trova addirittura fuori questo, diciamo, piccolo cortile. Se uscendo date un'occhiata a queste pietre, troverete i pezzi di questa fontana gemella che assomiglia in tutto e per tutto alla fontana detta di San Lorenzo, che si trova nel rione Scurano, che si trovava proprio nella piazzetta, ormai è un grande largo, della chiesa di Sant'Andrea, che fu ovviamente distrutta dopo il terremoto del 15. La Fontana Pia è un esempio assoluto di architettura urbana. È un piccolo capolavoro che fu lodato, come dice Sacchetti Sassetti, dal grande architetto Virginio Vespignani. Virginio Vespignani era l'architetto ufficiale dello Stato Pontificio durante il pontificato di Pio IX. A Roma ha costruito delle architetture memorabili, basti pensare al prospetto esterno di Porta Pia, basti pensare al portico che introduce al cimitero del Verano, sono tutte architetture di pregio di questo grande architetto chiamato appunto Virginio Vespignani, amico del grande architetto che ha operato moltissimo ad Alatri, che è Giuseppe Olivieri, e che è l'artefice non solo dello studio insieme a Padre Secchi dell'acquedotto realizzato grazie all'intervento economico di Pio IX, ma è anche l'artefice, l'ideatore delle nostre 3 meravigliose fontane monumentali, in particolare la Fontana di Maria. Una fontana che è costata oltre 3.000 scudi. Forse non sappiamo adesso cercare di capire, non abbiamo, ma è anche difficile stare lì a valutare il potere di acquisto di 2.238 scudi. Pensate che un insegnante d'accademia di disegno mensilmente percepiva 24 scudi ed era un onorario
ed era un onorario veramente rispettabile. Un lapicida, per incidere una lapide, aveva un onorario di uno scudo e 50 di due scudi. Un pranzo fugale in una taverna romana aveva un costo di 3 baiocchi. Gli alatrini pagavano una caraffa, una brocca d'acqua, un baiocco. Quindi pensate quanto sia oneroso sia onerosa la spesa che dovete sostenere il comune d'Alatri, non solo per l'intero acquedotto. I 20.000 scudi di Pionono non bastavano, i 10.000 scudi o 5.000 scudi dati dal ministro per il commercio non bastarono, dovettero, il comune d'Alatri dovette aggiungerne altrettanti, e da quello che mi è stato detto da fonti attendibili, anche moltissime famiglie di Alatri, che ancora oggi ricordano questo particolare, contribuirono proprio alla costruzione di questo acquedotto e alla costruzione di queste montagne proprio con una partecipazione economica. Non voglio assolutamente annoiarvi, perché la storia dell'acqua continuerebbe poi con l'acquedotto del 32, ma quella è un'altra storia. Dico solo questo per concludere, perché la storia ci deve insegnare poi a vivere quotidianamente quello che è il nostro presente. Noi abbiamo dei gioielli veramente importanti, veramente belli, anche da un punto di vista del pregio artistico. Ecco, se potessimo fare qualcosa in più, il calendario è una di queste cose, proprio per fare in modo che queste cose arrivino alle generazioni future. Le nostre fontane si sono mantenute in uno stato, diciamo, accettabile, però avrebbero bisogno di un restauro. La fontana Pia versa in una condizione non bellissima. La stessa fontana di Porta San Pietro, stamattina sono andato a fare una ricognizione, avrebbe bisogno, ci sono dei pezzi che si stanno staccando. Ecco, il mio appello finale è questo: dobbiamo essere sensibili e soprattutto dobbiamo contribuire, dobbiamo fare in modo che questa nostra sensibilità poi si allarghi a chi di dovere, si estenda a quelle persone che poi fattivamente possano in qualche modo tramandare alle nuove, alle future generazioni questo patrimonio, che è un patrimonio assolutamente importante e che contiene la nostra storia, la nostra sensibilità, le nostre battaglie, i nostri drammi e tutta la vicenda di una città che merita sicuramente una considerazione maggiore. Grazie. Io ho già accennato chi frequenta il social network Facebook, chiaramente abbiamo creato un gruppo per questa iniziativa del calendario delle fontane. Ho già accennato che una piccolissima parte del ricavato del calendario, diciamo, di questa raccolta di fondi, la vorremmo destinare ad una pubblicazione, perché abbiamo tanto materiale fotografico e abbiamo individuato, penso, la persona adatta anche per dare dei contenuti a queste immagini, della persona di Mario Ritarossi, l'amico Mario, che sicuramente ci conforterà in questa nuova iniziativa che vorremmo comunque realizzare in occasione del Natale di Alatri, e con di nuovo torneremo a chiedervi anche in quell'occasione una nuova raccolta di fondi per i banchi alimentari. Questo è l'argomento che noi intendiamo portare avanti, abbiamo iniziato con la miniatura e vogliamo portarlo avanti con questa nuova iniziativa, che avrà questo seguito, perché questo argomento è molto interessante e noi vorremmo che quella presentazione che tu hai realizzato diventasse qualcosa di più, come ci hai abituato negli anni, diciamo, a fare, diciamo, con le tue interessantissime pubblicazioni storiche.
E ecco, io non cito tutte le associazioni, sono 27 tra associazioni, comitati di quartiere, gruppi Facebook, perché non c'è questa moda, questa usanza che è molto positiva secondo me di costituire dei gruppi per prendere iniziative anche di volontariato, no, sul territorio. E quindi ecco, devo fare per prima di cedere la parola a Carlo Fantini, il delegato alla cultura. Vorrei dire che noi, come iniziativa del calendario, associazioni che abbiamo partecipato, ma anche altre che volessero strada facendo associarsi, diciamo, garantiamo, grazie alla fotografia Strambi, diciamo, la locandina, cioè chi vuole fare degli eventi per promuovere il calendario avrà da parte nostra il conforto della realizzazione della locandina che promuoverà l'iniziativa. Bene, intanto salutare tutti voi, scusarci per il piccolo inconveniente, abbiamo aperto alle 6 invece di qualche minuto prima, ma c'è stato un problema tecnico. Comunque adesso siamo tutti qui e abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la presentazione relativa ai contenuti di questo calendario. Vorrei però per questo fare un ringraziamento sentito e cordiale, amichevole, più che ufficiale, proprio a Giulio Rossi, a Marisa Galiani, a Marilena Repoli, a Tiziano Latini, che sono gli ideatori di questo calendario, che con la loro passione e pazienza hanno raccolto e hanno ideato il tema, hanno ideato il calendario, hanno raccolto il materiale, hanno contattato tutte le associazioni che sono presenti qui e io so per certo che se non ci fossero stati problemi tecnici e di ristrettezza dei tempi, le associazioni sarebbero state molto, molte di più, e molte di più saranno quelle che si adopereranno perché questo evento abbia l'esito che tutti quanti speriamo. Marilena Repoli, vorrei ringraziarla insieme agli infiatori di Basciano per aver realizzato il tappeto che avete ammirato, che potete ancora ammirare. Bravo. Da oggi e per una decina di giorni presso il Centro Studi Pietro Bono, un'altra delle sale che abbiamo recuperato e che stiamo ripresentando al pubblico e che sarà sede dell'archivio storico. E lì è presente anche una mostra fotografica dedicata alle fontane di Alali, curata da Valentino Capitanelli, che vorrei ringraziare per la sua sempre certa collaborazione. Proviamo ad andare avanti, io prima ho ringraziato Giulio, Marisa, Marilena, Tiziano e vorrei un applauso per loro. Andavo troppo di corsa e quindi l'applauso non è potuto scattare. Un'aggiunta, ringraziamo anche Agnes Pressler, che è questa artista che collabora, diciamo, con il gruppo degli infioratori, in questo caso specifico ha fornito il dipinto dal quale è stato realizzato questo tappeto che intanto che questa mostra sarà aperta ancora per una decina di giorni, da questa sera in avanti, che i calendari saranno venduti in tutti gli eventi che verranno organizzati ad hoc, ma saranno venduti fondamentalmente presso tutte gli eventi stabili, le sedi istituzionali, quella della Biblioteca Comunale, il Chiostro di San Francesco, il Museo Civico, che sono aperti regolarmente con degli orari precisi. A questo proposito volevo ricordare darvi un'anteprima. All'inizio Giulio ha parlato del calendario dello scorso anno dedicato ad Alali in miniatura, del nostro amico Maurizio, che vorrei ringraziare per la sua attività. L'anteprima sta in questo: purtroppo noi non siamo in grado di dare una serie stabile come avremmo voluto e come desidereremmo, però stiamo con la sua preziosa collaborazione e con la sua disponibilità, stiamo affiancando ai tradizionali mostra dei musei, dei presepi artistici che si va al Chiostro di San Francesco e che si inaugurerà come ogni anno l'8 dicembre,
anche una mostra di alati in miniatura collegata al presepe, quindi le opere di Maurizio Cianfrocca verranno esposte per oltre un mese, dall'8 dicembre al 10 gennaio come minimo, nella saletta Cino di Toro, una saletta lunga e stretta che sta all'inizio del Palazzo Conti Gentili, che si quindi affiancherà l'attività dei presepi, della mostra dei presepi. Spero che questa sia un'occasione per rivederle tutte insieme e poterle godere ancora. Per questo ringrazio ancora Maurizio e ringrazio coloro che si dedicano a questo. A proposito, ecco, un ringraziamento di contenuto è per Mario Vitarossi, che come a lui dice che ringrazia chi gli ha proposto la cosa, perché gli ha permesso di potersi avvicinare agli archivi e potersi avvicinare alla storia della nostra città attraverso lo studio dell'acqua e delle fontane. Noi ringraziamo lui perché ci regala sempre degli inediti, ci regala sempre la possibilità di approfondire in modo così piacevole e così anche culturalmente alto la storia della nostra città oggi attraverso l'acqua e attraverso le sue fontane. Quindi grazie Mario. A proposito delle fontane, della necessità di che esse vengano curate, sistemate, mantenute, io ho preso un appunto, posso prendere un impegno per quello che è possibile in questo momento, ma sicuramente tutti sapete che prendere impegni che poi possono essere realizzati, prendere impegni di questo genere c'è bisogno di atti amministrativi e di atti conseguenti. Vedremo il da farsi. Intanto volevo annunciare, abbiamo portato però la settimana scorsa in commissione, nella prima commissione affari istituzionali, un regolamento che possa permetterci di approvare in modo ufficiale un accordo base con le associazioni, i movimenti, i comitati e diciamo così ufficializzare la possibilità che insieme, quindi dando un valore ufficiale al volontariato dei singoli e quindi valorizzando e mettendoci a disposizione di tutti coloro che lo vogliano fare, diciamo possiamo adottare una serie di convenzioni con queste associazioni, con i volontari, con i comitati, perché finalizzata alla tutela, alla valorizzazione, alla manutenzione del nostro patrimonio artistico, architettonico e naturale, naturalistico, quindi con un particolare riguardo ad antichi palazzi, ai nostri monumenti, ai parchi, al verde, alle mura poligonali. Quindi creare e valorizzare in modo ufficiale e certo una sinergia che ormai è l'unica vera strada, l'unica vera soluzione per affrontare alcuni problemi, una sinergia per insieme pubblico e privato, istituzioni e cittadini, mantenere, valorizzare e tutelare il nostro patrimonio. Ecco, questo è, in questo anche prendiamo un impegno perché questo si realizzi nel più breve tempo possibile e poi ci mettiamo a disposizione di tutti coloro che vorranno insieme a noi affrontare questa tematica. Il calendario delle fontane di Alati ci consente, visto che siamo ormai a ridosso del periodo natalizio, visto che abbiamo citato le associazioni, abbiamo citato i comitati, abbiamo citato gli eventi, di dire anche che da oggi si apre una stagione di eventi che o direttamente, quindi coloro che lo fanno perché vogliono vendere il calendario, o indirettamente perché ci sono comunque delle attività, degli eventi, delle manifestazioni istituzionali, in tutto questo periodo sarà possibile, in tutti i luoghi in cui ci sarà un evento, in cui ci sarà festa, in cui ci sarà musica, in cui ci sarà teatro, in cui ci sarà arte, si potrà acquistare il calendario e devolvere il ricavato ai banchi alimentari, sperando di uguagliare, se non addirittura superare il grande risultato che si ottenne l'anno scorso. Anche in questo ci mettiamo a disposizione. Gli eventi andranno dalla organizzazione dell'associazione Echi in via Matteotti per un pomeriggio insieme, al teatro organizzato nella stagione teatrale che si terrà qui. A questo proposito vedete che
siamo un po' allestiti a modo di piccolo teatro, abbiamo un palco e delle scenografie. Il 7 dicembre ci sarà una rappresentazione teatrale con Mariano Di Giro e Patrizia Rossini, attori di fama nazionale, ad un piccolo costo. Vi invito anzi a prenotare, perché i posti sono questi qui che vedete, purtroppo non ne abbiamo di più, ma ci saranno una serie di eventi che verranno poi pubblicizzati, calendarizzati, li pubblicizzeremo tutti insieme, quelli istituzionali e quelli dei movimenti, per la vendita del calendario, in modo che possiamo avere una panoramica, un quadro generale. Io mi fermo qui, ringrazio. Passo la parola a Maria. Senz'altro, passiamo la parola a Maria, ma vi ringrazio ancora. Allora, adesso Marisa qui ha un bel pacco di varietà, chi lo vuol comprare può venire qui vicino a Marisa. Intanto io con i giocatori di Bresciano mi trasferisco nell'altra sala, dove vi aspetto per visitare la nostra creazione artistica. Non è una misurata, ecco, questo lo voglio sottolineare, è una creazione artistica, perché dovendo stare per molti giorni in posa non abbiamo potuto usare fiori, bensì materiali secchi. Materiali naturali, come voi vedrete, ma materiali secchi. Poi le nostre signore di Bresciano hanno preparato un po' di dolcetti, quindi vi invito anche ad assaggiare queste nostre peculiarità. E vi aspetto domenica prossima per ascoltare Tonino Fiorletta e forse pure Gianninara, vediamo se riesco a portarlo con noi in via Matteotti 13 per passare un pomeriggio insieme. Grazie.